Oggi vogliamo vivere questo momento di
preghiera, riflettendo e contemplando il simbolo della nostra salvezza che ci distingue come seguaci di Gesù, la croce. La croce continua a stare davanti a noi, essa ci vuole dire qualcosa. Se noi la contempliamo con amore, attratti dalla forza dello Spirito che è il dono di Cristo crocifisso, se come il calore è divorante come il fuoco, e allora ci chiede tante cose, a noi e anche alle nostre comunità, alla nostra società, alla nostra cultura, al mondo intero. La croce chiede di verificare se esistono strade diverse dalla sua per risolvere i problemi umani. Reverendo Padre, vi presento i bambini della nostra comunità parrocchiale che stamattina partecipano alla Santa Messa di Prima Comunione perché ricevano da questa assemblea l'attenzione e l'affetto di cui hanno bisogno coloro che muovono i primi passi nella vita di fede. Atanasio Ester. Ester, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi dicevi. Calicchio Gianfrancesco. Gianfrancesco, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi dicevi. Cammarano Vincenza. Vincenza, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi dicevi. Carotenuto Giuseppe. Giuseppe, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Ciociano Pasquale. Pasquale, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Del Duca Filomena Pia. Filomena Pia, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio, distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Iannuzzi Valentina. Valentina, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Metropoli Luigi Maria. Luigi Maria, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Molfese Martina. Martina, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Molfese Nicola. Nicola,
Ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Troncoli Antonio. Antonio, ricevi la croce di Cristo, segno dell'amore di Dio e distintivo dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. Vedi? Il segno della croce con il quale iniziamo e concludiamo ogni nostra preghiera fa sempre memoria del grande mistero della Santissima Trinità, ciò di quel Dio che all'inizio di tutto, che si è rivelato in Cristo e che continua la sua opera di salvezza per mezzo dello Spirito Santo. Accogliamo questo grande mistero di salvezza invocando il perdono dei nostri peccati. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani,
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che si accorsero alla sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra porta,
parte è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuno per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Certo, mica possono stare dentro al recinto. Le conduce
luce fuori, per portarle a pascolare, perché solo lui conosce i pascoli buoni, l'acqua fresca, i luoghi sicuri dove riposare, e cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché ciascuno conosce la sua voce. Cosa capiamo da ciò? Che il pastore parla con loro, fa loro compagnia, perché le ama, a tal punto da fare la stessa vita del gregge, giorno e notte, senza abbandonarle mai. Egli è la loro sicurezza, e le ama così tanto da dare anche la vita per esse. Oggi Giovanni ci presenta Gesù come il pastore, e il popolo, cioè noi, siamo il gregge. Da precisare che qui non si parla di pecore nel senso di pecoroni, cioè individui senza personalità, paurosi, che seguono l'andazzo della moda, che fanno così perché tutti fanno così. No. Qui si parla di pecore e pastore, perché nell'antichità i re erano considerati proprio dei pastori, nel senso che custodivano, proteggevano, avevano cura del loro popolo. Ecco, il Signore è il nostro pastore, che non ci perde di vista un attimo, perché la nostra vita gli sta così a cuore, fino al punto da dare la sua vita per noi. Oggi siamo nella quarta domenica di Pasqua, siamo cioè ancora nel periodo pasquale. Abbiamo appena vissuto e sperimentato l'amore di Gesù, la sua passione, la sua crocifissione, la sua risurrezione, e questo per farci vivere per sempre con Lui in cielo. Ci deve essere però anche un impegno da parte di noi pecorelle, camminare dietro al pastore. Vi sembra che se le pecore di un gregge non seguissero il loro pastore, avrebbero i pascoli verdeggianti ad acque fresche, in luoghi sicuri dove riposare? Certo che no. Ci sarebbe qualche pecora che andrebbe diretta diritta dentro un burrone, qualche altra si infilerebbe fra i rovi e non riuscirebbe più a venire fuori, qualche altra si ritroverebbe in una zona desertica e lì morirebbe di fame, e così via. Trasferendo a noi questi esempi, se noi non seguiamo Gesù, i suoi insegnamenti, la sua via, ci ritroveremo in una situazione di non gioia, di non bellezza, di non bontà, di non vita. Perché? Perché è il Signore che è gioia, bellezza, bontà e vita. Pensate a quando avete litigato con un amico. Siete contenti? Penso proprio di no. Poi avete risposto voi. Ed allora, che cosa ci insegna Gesù? Ci insegna a fare noi il primo passo per riconciliarci. Provate, vi ritroverete nella gioia. Pensate alla natura, a quando in qualche modo la roviniamo. Siete contenti di vedere il nostro territorio sporco, pieno di rifiuti, trattato male? Penso proprio di no. E cosa ci insegna Gesù? Ci insegna di darci da fare nel nostro piccolo, affinché la bellezza della creazione risplenda. Provate, anche la vostra vita sarà bella. Pensate alle tante persone che non hanno la possibilità di fare una vita serena perché sono povere. Siete contenti? E cosa ci insegna Gesù? Ci insegna ad essere buoni con tutti, condividendo quello che abbiamo. Provate, la bontà è il primo passo verso la felicità. Pensate a chi è solo, anziano, ammalato. Siete contenti?
E che cosa ci insegna Gesù? Ci insegna a stare loro vicini, con qualche gesto di affetto, con un sorriso, con la nostra disponibilità a dare vita. Provate, quello che donerete agli altri renderà più vita anche la vostra vita. Se noi seguiamo il pastore come le pecorelle, non solo doneremo felicità, ma realizzeremo il progetto che Dio ha per ciascuno di noi. E qual è il suo progetto? È un progetto di dono. La vita vale se tu la doni. Gesù ha donato realmente la sua vita per noi. A noi non viene certamente chiesto di fare questo, ma nel profondo del nostro cuore sono certo che sappiamo tutti cosa dobbiamo fare nella nostra quotidianità per donare vita. Allora, in ogni situazione in cui dobbiamo fare una scelta, facciamoci questa domanda: che cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto? Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo. In Giudea i pastori escono all'alba in cerca del pascolo e di acqua fra gli aspri monti, e quando il caldo diventa insopportabile cercano il rifugio nelle grotte. Le pecore si lasciano condurre verso il buio di queste caverne e si trovano e lì trovano rifugio. Il pastore si accovaccia all'ingresso della grotta, divenendo lui stesso morto. Nessuno può toccare le sue pecore senza che lui se ne accorga. Egli è come la porta che si metteva davanti, come la pietra che si metteva davanti ai sepolcri e che nessuno poteva rotolare via. La porta è l'unico accesso onesto verso le pecore. Chiunque voglia raggiungere le pecore per un'altra strada diversa da quella porta è un ladro e un brigante. La porta, come ci dice l'evangelista Giovanni, è Gesù. Porta sempre aperta, disponibile, accogliente, pronta ad incontrarci. Gesù è l'unico ingresso per entrare nella vita vera. Egli è la porta della salvezza eterna. Chi entra attraverso Gesù, con l'aiuto di Gesù, seguendo gli insegnamenti di Gesù, non morirà mai. La sua sarà una vita per sempre. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di questo.
Signore. E Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è il culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturisca il dono della nostra unità e della pace. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, affinché si faccia strumento per trasformare l'umanità in corpo di Cristo, inutra gli uomini con la parola di Dio e il dono dell'Eucaristia, preghiamo. Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti preghiamo per il Papa, i Vescovi e il nostro parroco Don Andrea. Tu li hai scelti per donare nel tuo nome il pane della vita. Fa che vivano sempre con gioia e fedeltà il mistero che celebrano. Preghiamo. Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Per questi bambini che stanno per ricevere la Santa Eucaristia, fa, o Gesù, che questo sacramento li aiuti ad avvicinarsi sempre più a te e che ne comprendano tutta l'importanza ed il significato. Ti ringraziamo, Gesù, perché te sei sacrificato per noi. Preghiamo. Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Per i loro genitori, fa, o Gesù, che con il tuo aiuto siano per loro figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio. Preghiamo. Gesù, fonte della vita, ascoltaci. Per le catechiste che li hanno accompagnato con amore nella preparazione alla prima comunione, aiutandoli a capire l'importanza di questo momento, ricompensa il loro impegno con la tua benedizione. Preghiamo. Gesù, fonte della vita, accogli, mio Padre, queste nostre preghiere che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Thank you.
sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, la nostra Pasqua, si è volato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella presenza della gioia pasquale, ma ripresunta su tutta la terra, e con la sede degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa
sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti di quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla gloria eterna, dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e i Martiri, San Vincenzo, San Coro, San Pietro Vescovo e tutti i Santi. Innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre Yeah.
Sangue di Cristo. Amen. Il corpo e il sangue di Cristo. Amen. Il corpo e il sangue di Cristo. 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 Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo di Cristo.
Teresa. Solo tu puoi aiutarci a crescere.
Credo che
possa aiutarci a migliorare sempre di più, perché un popolo di re e denti è colui che guarda i propri limiti, si mette nel cuore dell'altro e cerca di migliorare e far migliorare per una crescita umana e spirituale, personale e collettiva. E Gesù, che è entrato nei nostri cuori, realmente è sempre stato amico, ma oggi più che mai è ancora di più vostro amico. Quindi sappiatelo testimoniare con i vostri gesti e le vostre azioni. Non vi fate deturpare la mente e il cuore da falsi idoli, perché le cose ci sono durante la vita, cambiano le gioie, le sofferenze, ma l'unica cosa che resta realmente è Gesù Cristo. Affidatevi sempre a Lui. Io lo faccio, e nel fare, nell'affidarmi a Lui, nel fare la sua volontà, affido ciascuno di voi. Grazie realmente, perché come parroco di questa comunità è sempre una commozione celebrare la prima comunione, perché mi fa ricordare l'emozione del giorno in cui io l'ho celebrata e l'ho vissuta. Adesso vi voglio lasciare un piccolo pensiero da parte mia e anche da parte delle catechiste. Vi chiamerò per nome: Luigi Maria. Anna Martina, facciamo il bacino, poi auguri, tieni un attimo. Antonio, Nicola Rocco Modesto, solenne. Valentina, Filomena Pia, Don Francesco, quanto va per uno, via. Da questa parte? Gira. È lui. Ecco, questo è un po' più. Con tutte e due le mani, con tutte e due le mani. Bravo, questo. L'occhietto ti sei fatto male, guarda qua. Hai fatto male? Sta con l'occhio chiuso, aspetta. Ti è passato? Mi fa un po' male. Sono passato. L'occhio chiuso. Ok, allora sorridi, no, non chiudere l'occhio. Va bene, tieni un attimo. Ma lui è Tino. Che ogni anno devo fare via la caduta. Esther. No, Esther vediamo. Esther. Ma chi va? Vincenza, sì.
Pasquale. Giuseppe. Innanzitutto desidero ringraziare il Corretto che come ogni anno per la bambini che cantano il Signore per festeggiare e gioire in questo momento così importante sulla, nella nostra comunità. Un saluto a tutti quanti voi, ai fotografi pure, sempre dei simpaticati. Quindi quando da Roma c'è 50 che pure donne, quindi ci troviamo anche qua. Il Signore sia con voi. Grazie al capo per la benedizione. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E bisogna ringraziare anche le catechiste che l'hanno preparata quest'anno, sulla Madre Superiora e Teresa. Quindi un cammino facile, però grazie del vostro contributo. Buona giornata, buona festa. La messa è finita, andate in